Salomè, Genio e Passione, proiettato per la prima volta oggi alle Manifatture Digitali Cinema, il docufilm di Gabriele Cecconi e Francesco Tasselli, che racconta la storia d'amore tutta pratese fra Filippo Lippi e la monaca Lucrezia Buti. Una storia di amore e di libertà. In occasione dell'8 marzo, Festa Internazionale della Donna, è stato presentato per la prima volta alla città il docufilm Salomè, Genio e Passione, scritto e diretto da Gabriele Cecconi e Francesco Tasselli. Cecconi è regista di molti docufilm sulla storia di Prato, come Prato 1944 e l'anarchico venuto dall'America, e ha lavorato insieme a Tasselli, regista e attore che si è formato alla scuola di Tiezzi al Metastasio. È da tanto tempo che volevo raccontare questa storia, la storia d'amore di fra Filippo Lippi e suor Lucrezia Buti. E si è presentata l'occasione grazie a un finanziamento del Comune di Prato, l'assessorato alla cultura e della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato. Allora con l'Università di Firenze abbiamo deciso di fare questo docufilm, perché lo riteniamo utile per tutta la popolazione, ma in particolare per gli studenti, per le scuole, perché conoscano meglio e più approfonditamente il patrimonio artistico della città. È una storia incredibile avvenuta nella nostra città alla metà del 400 e sulla quale fino ad adesso non è stato mai realizzato un documento audiovisivo, un prodotto cinematografico. Quindi noi abbiamo voluto colmare questa lacuna, creare questo racconto per immagini e metterlo a disposizione della cittadinanza. Nella sala Francesco Nuti delle Manifatture Digitali Cinema erano presenti due classi del Dagomari e del Liceo Artistico Brunelleschi. Alcuni studenti hanno avuto anche una piccola parte nel cortometraggio. In 25 minuti il lavoro di Cecconi e Tasselli si articola in una prima parte documentaristica che illustra gli affreschi di Lippi nella cattedrale di Prato. La parte fiction racconta l'intreccio tra la creazione di questo affresco e la storia d'amore per l'epoca assai scandalosa di fra Filippo Lippi con la bella e giovane Lucrezia Buti, monaca senza vocazione, che prestò il volto alla stessa Salomè del Duomo e alle Madonne più belle dipinte dall'artista. Non è un caso che venga presentata l'8 marzo, è una donna che subisce i limiti del tempo, cioè una donna che viene messa a 17 anni in convento, in un convento di clausura tra l'altro, una donna bellissima, perché il matrimonio dell'epoca comportava una spesa enorme per la famiglia della sposa, perché si doveva pagare una dote alla famiglia del marito, quindi in qualche modo si preferiva spesso obbligare alla monacazione ragazze che certo non avevano questa vocazione, e in questo caso lo stesso avviene sia per Lucrezia, in parte anche per Filippo Lippi. Da qui tutta la vicenda, insomma.